20 giorni dopo. Ora io non entro neanche nel merito se sia giusto o meno abrogare questo comma. Entro però nel farvi capire come voi state, posso dire, scusate la parola, incasinando la discussione in questa legislatura. Fate delle leggi e poi con successivi decreti legge andate ad abrogare parte di quelle leggi o le andate a modificare o le andate a prorogare. Perché evidentemente questi decreti leggi sono fatti male, ma non basta. Voi fate una legge che entra in vigore il 12 agosto 2016 e dopo 18 giorni andate ad abrogare quella legge. Cioè, capisce che noi qui poi dobbiamo essere veloci nel fare le leggi. Non dobbiamo essere veloci nel fare le leggi, dobbiamo fare delle leggi fatte bene. Questa è la dimostrazione che le leggi vanno fatte bene, non devono essere veloci. Perché se fate leggi veloci, le fate male, le fate scrivere male dai vostri legislativi. E le pensate male, non solo le scrivete male. Quindi certe volte ci vorrebbe più lentezza, ma più lungimiranza nel fare le leggi. Grazie. Grazie, onorevole Colletti. Non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 7.44. Parere contrario Commissione e Governo. Favorevole della relatrice di minoranza. Aperta la votazione. Capone. Lo Monte. Capone, provi un po'. No. Ok. Ci siamo? Agostini Luciano ha votato perché non lo vedo da Gallinella. Magorno. Agostini Luciano non ha ancora votato? Ok, sì, va bene, ma mi copre la postazione quindi non lo vedo. Magorno. E poi chiudiamo. Ha votato onorevole Magorno? Si è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 7.8 San Nicandro. Parere contrario. Commissione e Governo favorevole alla relatrice di minoranza. È aperta la votazione. Forza colleghi però, perché abbiamo tanti voti da fare. Se uscite tra un voto e l'altro è complicato. Lo Monte, Turco. Rotta. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Identici 7.4 Palese, 7.209 Colletti. Parere contrario, Commissione e Governo. Favorevole della relatrice di minoranza. È aperta la votazione. Lo Monte. Secco. Ok. Rotta. Gandolfi. Bonomo. È chiusa la votazione. La Camera respinge. 7.5 San Nicandro. Parere contrario. Commissione e Governo favorevole della relatrice di minoranza. È aperta la votazione. Ci siamo? Veloci colleghi. Brescia.
Bonomo, Iacono, è chiusa la votazione. La Camera respinge. 7.2 palese, parere contrario Commissione Governo, favorevole della relatrice di minoranza, è aperta la votazione. Lavagno, Casati, Totaro, Tofalo. Casati ancora non riesce a votare. Provi, onorevole. Eccoci, chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 7.201 Coppola, sulla quale c'è una proposta di riformulazione. L'onorevole Coppola l'accetta. Parere favorevole di Commissione e Governo. Si rimette all'Aula la relatrice di minoranza. È aperta la votazione. D'Agostino, Dall'Osso, onorevole D'Agostino non sta votando, però funziona, ecco, chiusa la votazione. La Camera approva. Identici, 7.15 Palese, 7.16 Daniele Farina, parere contrario, no, ce n'è un altro identico, 7.46 Colletti, parere contrario, immagino non c'è scritto nulla, Commissione Governo, favorevole della relatrice di minoranza, ha chiesto di parlare il deputato Colletti, prego. Presidente, io su questo emendamento vorrei sapere il motivo per il quale il relatore, ma soprattutto il governo, abbiamo dato parere contrario. Questo perché questa norma è una norma che giustamente e per fortuna viene molto utilizzata nel processo civile e potrebbe essere validamente utilizzata anche nel processo amministrativo.